Ringrazio coloro che ci seguono e chi per la prima volta si affaccia per cercare significati. Ringrazio Marco Vannini e Stefano Rossi. Marco Vannini è il curatore italiano dell'intera opera tedesca e latina di Eckhart. Da molti anni è editore di testi mistici medievali e moderni e per le lettere ha pubblicato numerosi volumi. E dirige la collana Il tesoro nascosto, la rivista Mistica e Filosofia. Stefano Rossi, di formazione scientifica, ha sempre coltivato lo studio della filosofia indiana, traducendo e curando scritti di Rousseau. L'interesse di oggi si spingerà alla raccolta di saggi inediti di Henri Rousseau. Dal titolo Nella caverna del cuore, curata appunto da Stefano Rossi, all'interno della collana Il tesoro nascosto, diretta da Marco Vannini, editata da Le Lettere. Nell'Odissea dell'individuo, Henri Rousseau mostra la possibilità di un'integrazione cristiana nella mistica dell'India, raccontata con l'inchiostro di un'esperienza di senso, di una chiamata al compito che non si può legare al foglio, poiché è la più tremante delle immagini che i sensi possano percepire attraverso il semplice esistere, la più vicina e la più lontana, seminata nel più profondo della grotta del cuore. È proprio nella caverna del cuore che noi ci addentreremo in quel prodigio che avviene a chi vive l'esilio. Do la parola al professor Marco Vannini. Bene, grazie signora Patrizia, grazie a Stefano con cui ora dialogheremo e ovviamente grazie a tutti quelli che ci seguiranno, ci seguono e ci seguiranno. Sì, io non parlerò a lungo perché il libro e l'autore e il libro di cui dobbiamo parlare sono specialità assoluta del mio caro amico Stefano Rossi. Quindi sarà bene che parli molto lui su questo. Due parole solo così, di introduzione per magari quei pochi che non sanno bene di che cosa si tratti. Dunque, il libro che è questo, non so se si vede insomma, più o meno, il libro Nella caverna del cuore, l'immagine di copertina è. L'immagine di copertina è con foto di Stefano Rossi, che conosce bene quei luoghi dove è stato, non so quante volte, poi ce lo dirà, insomma, molte. L'immagine di copertina è la montagna sacra nel sud dell'India, una montagna sacra nel sud dell'India, dove Rousseau ha vissuto per diversi periodi, appunto in una caverna, in caverne. Ma quella che conta non è la caverna della montagna, la caverna esteriore, quella che conta è, credo si dica guha, no? Guha, la caverna del cuore, cioè il più profondo dell'essere umano, ovviamente, perché il cuore in quasi tutte le tradizioni, diciamo così, spirituali, anche letterarie, è l'indicatore della profondità dell'essere umano, no? E all'interno di questa profondità l'elemento più intimo, no? L'elemento più profondo, che significa poi anche più vero, eh? Significa dove il profondo significa più vero. Va bene, allora dicevo, il libro raccoglie una serie di scritti di lingua francese, va bene, perché Henri Rousseau, lo dico brevemente, poi ce ne parlerà Stefano. Henri Rousseau era un benedettino francese, che andò in India, si indianizzò profondamente, divenne esperto, profondamente esperto della letteratura religiosa, della letteratura sacra e anche delle filosofie dell'India. E
da queste fu conquistato, diciamo così, no? Fu conquistato. La sua esperienza di monaco cristiano, benedettino, che peraltro tale rimase sempre, lo diciamo subito, tale rimase sempre, fu profondamente influenzata dall'incontro con quella che si chiamerà, anche nel libro ovviamente si dice, la grazia dell'India, la grazia dell'India, la grazia dell'interiorità. Henri Lesseau è morto in India, da quando ci è andato, da quando ci andò non è più tornato in Europa, bene? Assunse nome indiano, Abhishekananda, colui la cui gioia è nell'unto del Signore, mi sembra che voglia dire questo, poi ora Stefano vi dirà tutto. E è un personaggio straordinario, veniamo a questo, personaggio straordinario dei nostri tempi, a questo non l'ho detto, perché Henri Lesseau, ora lo leggo, è morto nel 1973, anno in cui è nato Stefano. Non so se c'è una sorta di reincarnazione, cioè... è morto nel 1973, quindi è un nostro contemporaneo, almeno mio, perché insomma io nel 73 ero già bello grande. È importante, molto importante per questo fatto, per l'incontro possibile, diciamo possibile, non ho detto obbligatorio, tra la tradizione spirituale cristiana, cristiana, cristiano-cattolica, cristiana, eccetera, e la grande tradizione dell'India. Ecco, di cui io credo, insomma, io non sono un esperto dell'argomento, insomma, sono un lettore, ma io credo sia probabilmente il rappresentante più significativo, forse insieme al suo amico e predecessore, l'abate Jules Monchanin, che era prima di lui, poco prima di lui, andato appunto in India per studiare e cercare innanzitutto di capire, no? Bene. La grande tradizione dell'India, e poi se possibile di realizzare un incontro. Infatti il libro di cui ora vi parlerà Stefano, insomma io gli farò qualche domanda. Il libro, almeno in una sua parte iniziale, questo libro di circa 300 pagine, già ce ne ha 70, ce ne ha una lunga parte che sono una bellissima introduzione di Stefano, bene? E poi ci sono una serie di saggi, alcuni in poesia, altri. Uno dei titoli essenziali è per una integrazione cristiana della tradizione mistica dell'India, cioè è il sottotitolo che Lesseau stesso aveva dato all'introduzione, alla sua introduzione. Il libro così com'è ebbe difficoltà a essere pubblicato durante la vita di Lesseau, perché non apparve, come dire, non consono all'ortodossia, troppo, come dire, troppo vicino all'India e troppo lontano dal mondo cristiano. Espressione un po' sciocca, ma tanto per rendere l'idea. Ecco, allora, quindi si tratta di una serie di saggi estremamente importanti, estremamente densi, che vanno al cuore della teologia spirituale cristiana, della teologia cristiana e anche di quella dell'India, cercando un, ripeto, possibile incontro o, come lui dice, integrazione, no? Integrazione reciproca. Una cosa... non solo molto importante da un punto di vista di quel dialogo interreligioso che oggi, come dire, molto importante, ma direi, almeno questo è per me l'elemento più significativo, molto importante, diciamo, per la ricerca interiore di ciascuno di noi, la ricerca interiore di ciascuno di noi.
concludo questa anche troppo lunga introduzione leggendovi la frase, il passo di Gesù che abbiamo messo in quarta di copertina. L'opera principale dell'uomo è entrare al di dentro per incontrarvi se stesso. Chi non ha mai incontrato se stesso in se stesso, ha mai incontrato Dio? E chi non ha incontrato Dio in sé, ha mai incontrato se stesso? Non ci si incontra indipendentemente da Dio. Non si incontra Dio indipendentemente da sé. Finché non abbiamo incontrato noi stessi nella nostra nudità interiore, assai più cruda della nudità esteriore, viviamo in un mondo di nostra immaginazione, in un mondo di nostra fabbricazione, proiettato all'esterno dalla nostra mente. Se il mondo e Dio sono il sogno che sogniamo, non la loro realtà, non la realtà. Poi tanto di questo parleremo. Certo, conosci te stesso e conoscerai anche Dio, ma non puoi conoscere Dio senza conoscere te stesso e non puoi conoscere te stesso senza conoscere Dio. E incontrare noi stessi, trovare noi stessi nella nostra nudità interiore. Nudità è un'immagine tipica appunto del linguaggio mistico, cioè dell'essenzialità. Finché non abbiamo incontrato noi stessi, la nostra vera essenza, eccetera, si vive in un mondo di immaginazione, si vive in un mondo immaginario, in un mondo da noi fabbricato. Una sorta di sogno che noi sogniamo. Ecco, ora taccio davvero queste poche righe che ho letto di proposito, che abbiamo messo in evidenza appunto nella quarta di copertina, credo facciano capire subito a quale livello di intelligenza, di profondità si muova verso. Ecco, io cedo la parola a Stefano, il quale ci dirà quello che vuole, non so se vuole partire da questo, dall'idea, è nel libro da qualche parte, no? Dall'immagine, nel libro si presenta dell'episodio per cui l'occidentale, no? Insomma, alla domanda dove è Dio, istintivamente indichiamo il cielo, comunque se anche non lo indichiamo, insomma, lassù, no? Sì, è così. E mentre invece l'indiano, insomma, la domanda dove Dio indica il proprio cuore, indica se stesso, il proprio petto, il proprio cuore. Va bene, Stefano, l'ho fatta anche troppo lunga, vai, dici quello che vuoi, poi ti farò qualche domandina, va bene? Bene, bene, grazie Marco di questa presentazione, ringrazio anche la signora Patrizia naturalmente dell'invito. Ma sì, io naturalmente prenderò spunto da questo episodio che le so narra del relativo a dove è Dio per l'occidentale e dove è Dio per l'India. Credo che però sia magari un attimo, inquadrerei anche da un punto di vista biografico il personaggio, molto brevemente credo, per una ragione principale, perché tu stesso Marco hai avuto modo di scrivere, l'Esso è un mistico e quando si parla di mistica non si parla di chiacchiere, si parla di vita. Si parla di vita. Quindi, come dire, gli eventi biografici vengono ad avere un'importanza enorme, insomma. Quindi molto, molto brevemente integro ciò che tu hai detto. Quindi Henri Lesseau nasce in Francia nel 1910,
più esattamente in Bretagna, entra nel monastero benedettino molto giovane e dopo varie vicende legate alla guerra entra in contatto con, si sviluppa in lui l'interesse per l'India. È una cosa piuttosto curiosa questa, perché anche i libri disponibili nell'abbazia in cui lui era monaco relativi all'India erano pochi. Quindi in che modo lui si sia interessato e abbia sviluppato un interesse così potente nei confronti dell'India è una cosa che molte si sono domandate. Tuttavia ha preso contatto con il sacerdote Jules Monchanin, che era già in Francia, e là è riuscito alla fine a raggiungerlo. Sì, che era in India, che era già in India, e è riuscito a raggiungerlo nel 1948. Per fondare un ashram che cercasse attraverso la contemplazione, quindi la meditazione, un punto di incontro, come dire, tra cristianesimo e induismo. Ecco, già nei primi anni di soggiorno in India ebbe i primi contatti con la realtà spirituale dell'India. Dunque, il luogo in cui questo ashram, quindi questo monastero cristiano indiano fu fondato, era nel sud dell'India, nel Tamil Nadu. Diciamo relativamente in prossimità, l'India è grande, un luogo Tiruvannamalai, dove sorge una montagna, la montagna Arunachala, e dove allora dimorava un santo, Ramana Maharshi, che è da molti considerato uno delle punte di diamante, come dire, della spiritualità dell'India del secolo scorso. Quindi Lesso ebbe modo di incontrarlo, di conoscerlo, sia pur fugacemente, perché la folla era tanta, e soprattutto ebbe modo di conoscere la montagna, nella quale poi soggiornò più volte da eremita, insieme agli eremiti indù. Dopo la morte poi di Monchanin nel 57, il suo interesse nei confronti di questa realtà che avevano costruito, quindi l'ashram di Shantivanam, venne meno, finì per spostare il suo interesse verso nord, dove si stabilì definitivamente nel 68, e rimase lì nel nord dell'India, anche lì in un eremitaggio, fino a che, e qui arriviamo agli ultimi giorni, come dire, ebbe, diciamo, visse l'esperienza, quella che è così importante per l'India, quindi l'esperienza del guru, ma lui in quanto guru, nella relazione con un giovane seminarista francese, Marc Chaduc, che andò in India, e fu un'esperienza estremamente forte per lui, per entrambi in realtà, che ebbe anche delle ripercussioni potenti sulla sua salute, e quindi ebbe dei problemi cardiaci e finché non ebbe proprio un infarto a Indore. E questo evento, come dire, fisico, lo portò a realizzare quello che in India è considerata l'illuminazione, cioè, come dire, il salto definitivo al di là della propria identità, identificazione psichica, e visse quindi gli ultimi mesi, fino prima della sua morte, in questo totale assorbimento nel sé, totale assorbimento nella realtà, fino appunto alla morte. Guantara è il titolo di questa opera di cui veniamo a parlare. Il titolo che noi abbiamo scelto per questa edizione italiana è Nella caverna del cuore, che è proprio una traduzione quasi letterale, diciamo, perché guha significa caverna, ma è che in sanscrito sta a indicare non solo la caverna fisica, la caverna di pietra, ma anche la parte più profonda del nostro cuore, l'intimo del cuore, come dire, il luogo di incontro con Dio. E antara vuol dire all'interno, quindi all'interno della caverna. Quindi per questo abbiamo tradotto Nella caverna del cuore.
e è una delle opere che potremmo dire giovanili, se così si può dire, nel senso l'ha scritto che aveva attorno a 45 anni, ma insomma giovanili nel senso che è una delle sue prime opere. In quest'opera, come dire, troviamo però già tutto ciò, tutti gli elementi che poi costituiranno i suoi lavori successivi sono tutti contenuti qua. C'è, come dire, qualcosa già sviluppato, qualcosa da sviluppare, citati i suoi autori preferiti, quindi, come dire, è realmente una significativa introduzione al suo pensiero. E, direi, per entrare direttamente nell'opera, leggerei due parole scritte da lui nel suo diario, proprio nel periodo in cui è stata, per così dire, incubato Guantara. È stato incubato quest'opera e, come dire, scaturita, come lui dice, proprio dalle profondità. Quindi un momento significativo è stato proprio la Domenica delle Palme del 1953, in cui lui dimorava in una grotta. E così lui scrive nel suo diario: completamente al di dentro, ma in quali insospettabili profondità del di dentro. Non è con gli occhi né con gli altri sensi che ho incontrato il Signore, il sé, e nemmeno nella mente, nemmeno nella coscienza. Esiste al fondo di sé un luogo molto profondo che continua a esistere al momento di sushupti, sogno senza sogni, ed è inaccessibile ad ogni coscienza superficiale. È in questo abisso, in questa cavità scavata nella terra, che avviene l'incontro. Scusa, vai avanti, per carità, non ti voglio interrompere. No, prego, prego. No, ma tanto ora prosegui subito. Ma dicevo, questa cosa che tu hai letto, ricordo molto bene, apre subito il discorso, cioè, certamente ora magari tu accenni, sulla lotta che l'Esso fa contro, diciamo, poco fa ho letto l'immagine, no? Ma insomma, lo psicologismo, il divino colto, che poi non è colto, ma insomma, visto in un versante tutto psicologico, bene, e non invece spirituale. Mi sbaglio? No, questa è senz'altro una delle sue tematiche più care. Direi che, anzi, direi che forse l'aspetto che chiunque sia stato in India coglie in modo più potente, cioè chi è stato in India, dell'India, ciò che si propone direttamente è tutto questo aspetto psicologico come dire, che va a toccare la psicologia quindi la psiche in generale. Del devoto, quindi c'è tutta una componente devozionale di pratiche religiose che sembrano costituire un aspetto preponderante, come dire, di quello che noi chiamiamo induismo, e che hanno un aspetto, come dire, consolatorio, quindi di speranza, spero nell'aiuto di Dio, accendo l'incenso davanti all'immagine di Dio per accedere a cosa? Per avere le sue grazie, per poter sperare forse attraverso questo di giungere allo svarga, il paradiso, no? Per godere delle gioie eterne. Cos'è che muove tutto questo? Ecco. Cos'è che muove tutto questo? Cioè, al di sotto di questo, al di sotto non nel senso a un livello più basso, ma come dire, nelle profondità di tutto questo c'è altro dell'India. E così come nelle profondità dello stesso cristianesimo c'è altro. Ecco, compito di colui che vuole cercare Dio
è andare oltre tutto questo, e andare oltre, anche Rousseau usa tante immagini presenti anche nella letteratura sanscrita, andare e anche, se vogliamo, nella nostra letteratura sacra, quindi andare oltre, anche, come dire, andare a un'altra riva, attraversare questo fiume per giungere a questo lago, per giungere all'altra riva, usando certo, facendo uso di un'immagine che lui cita della tradizione buddista, usando certo un'imbarcazione, che è l'imbarcazione, come dire, dello psicologico che ci appoggia, che ci guida, sul quale necessariamente dobbiamo appoggiarci e che però poi dobbiamo abbandonare. È la famosa zattera che serve per attraversare e poi però va lasciata, non ci si può portare dietro. Però mi sembra importante, ma anche qui correggimi se sbaglio, che no, insomma, sono abbastanza sicuro perché dal diario si evince che della zattera che si deve lasciare dopo aver varcato il fiume o della scala che si deve lasciare dopo essere saliti, in questo ambito Rousseau ci mette anche tutto il repertorio, come dire, dei testi, no? Le scritture. Questa è la cosa, insomma, ovviamente, no? Che fa problema, quantomeno fa problema, come dire, a un'ortodossia religiosa. Dico bene? Sì, senz'altro, e non risparmia su questo nessuno, nel senso, come dire, lui legato molto all'India e anche legato naturalmente ai testi indiani che lui ha studiato nella lingua, cioè lui ha studiato il sanscrito, non solo, ha studiato anche la lingua tamil, quindi aveva accesso a testi tuttora per noi inaccessibili per lo più, perché non tutto è tradotto, della lingua tamil. E lui, sì, diciamo, del testo, anche del testo, lui vede tutto il limite. Come dire, lui dice, le Upanishad, come dire, i testi sui quali si fonda il Vedanta, quindi quella che è l'elemento portante dell'attuale induismo, anche le Upanishad, ritenute i più profondi dei testi, lui dice, sono comunque dei tentativi, dei balbettii, lui dice, di tentativi di esprimere ciò che non è esprimibile. Cioè, l'idea di accedere alla realtà divina attraverso dei concetti, delle formulazioni, sia pure, badiamo bene, sia pure delle formulazioni elaborate e proposte da chi nel reale ha vissuto, cioè anche colui che, come si ritiene, fossero i rishi, cioè i saggi che hanno scritto l'Upanishad, e come era lo stesso Gesù Cristo, come dire, innegabilmente immersi nel reale. E al momento in cui si cerca di formulare, di esprimere in concetti, in parole, la realtà di Dio, la realtà di Dio sfugge. La realtà di Dio sfugge. C'è un passo interessante della Kena Upanishad, una delle Upanishad, che dice proprio questo, che il Brahman, cioè l'assoluto, si presentò davanti ai Deva, agli dei, no? E andarono questi, non sapevano cos'era, dice, ma cos'è questa cosa, no? Quindi andarono da Indra, il re degli dei, e gli disse, Indra, vieni un po', cerca di farci capire cos'è questo Brahman. E ecco, come Indra si avvicinò al Brahman, questo scomparve alla sua vista. Quindi, come dire, ogni tentativo di impossessarsi con i nostri strumenti, con la ragione, con i mezzi che noi abbiamo a disposizione, ogni tentativo è decisamente fallimentare. Di conseguenza anche le scritture sono esse stesse degli strumenti che guidano e che accompagnano, ma devono lasciare il passo, a un certo punto. È interessante perché è estremamente critico anche, questo colpisce,
No, estremamente. Diciamo, in tutto questo entrano anche quelle che sono conosciute come Mahavakya, cioè le grandi sentenze dell'Upanishad, no? Aham Brahmasmi, io sono il Brahman. Frasi che, cioè io sono l'assoluto, quindi l'identità tra io e assoluto, frasi che sintetizzano, come dire, la sapienza indiana. Ma lui colpisce anche queste, eh? Colpisce anche queste, come dire, lui dice, sono formulazioni del divenire. Cioè, finché io cerco, mi muovo su un piano dello psicologico, possono avere un senso, però lui dice, dire io sono il Brahman continua a mantenere una distinzione tra chi lo dice, chi dice io, e la realtà. E è proprio questa che dobbiamo abbattere, proprio la distinzione tra l'individualità e l'assoluto, finché permane. Questa distinzione siamo ancora lontani, insomma, dall'aver compreso Dio. E anche se stessi. Dico Certo, bene, no? naturalmente. Perché è la conoscenza dell'unica realtà, no? Non come dire l'aggancio alla realtà di Dio che alla fine lo iappo. La realtà è una sola. Quindi, appunto, se conosci te stesso veramente, conosci anche Dio e viceversa. Questo mi sembra non solo sia chiaro, diciamo in lesso, ma sia anche a mio modestissimo modo di vedere quello che praticamente ancor più che avvicina, insomma, direi ancor più che avvicina alla tradizione più profonda del mondo anche cristiano. Non so se qui appunto tu sei pienamente d'accordo, ma mi sembra che qui si sfondi una porta aperta contro però è appunto il preteso sapere teologico. La teologia, proprio in quanto teologia, anche quindi discorso sul divino, che pretende di essere veritativo sul divino, diventa un ostacolo, diventa una barriera. Non so se va No, bene così. è sicuramente così, è sicuramente così. Lui naturalmente riconosce e conosce il valore di tutti quegli autori a te, Marco, tanto cari e ti ringraziamo di aver reso, come dire, Sì, anche no, accessibile vabbè. tutti quegli autori della mistica e che, come dire, usano spesso anche delle formulazioni molto molto simili a quelle che usano autori indiani, però deve riconoscere, diciamo adesso, che tutto questo è rimasto mentre nell'India, come dire, è rimasto alla base, al fondamento, tutto questo. Per cui l'indiano sa, è consapevole dell'unica realtà. Dell'unica realtà di Dio e è consapevole che ogni suo atto punta verso il superamento di se stesso. Cioè, come se fossero un esempio che lui utilizza, come un razzo che deve partire dalla Terra e sulla Terra si deve appoggiare prima di lasciare l'atmosfera, no? Quindi, però, con la consapevolezza che è là che si deve arrivare. Ecco, invece lui sostiene che nel cristianesimo questo è rimasto pur presente in modo molto chiaro. Attenzione, questo già come dire dai Vangeli, bene, il regno di Dio è dentro di voi. Parole dei Ecco. Vangeli, quindi più chiaro di così non si può. Eppure, come dire, è rimasto in qualche modo al di fuori anche, lui dice, in qualche modo della quotidianità. Del cristiano. E lui vede appunto nell'India, quello di cui tu parlavi, la grazia dell'India, proprio questa di avere questi elementi molto chiari e di consentire al cristiano di specchiarsi nell'India, di vedere espresso chiaramente ciò che nella sua tradizione ha. Ma che purtroppo è rimasta un po' nascosta, velata, pur costituendone il fondamento.
Diciamo sì, il valore delle teologie, il valore delle formulazioni è un valore che esiste sul suo piano, sul suo livello. Sì, certo. C'è un passo di Guantara quindi nella caverna del cuore, in cui Lesso cita Shankara, un filosofo indiano, e cita quello che Shankara chiama l'arundhati darshananyaya, cioè il metodo che consiste nell'indicare arundhati. Mi piace molto questo passo, perché lo trovo estremamente significativo, dove Arundhati è il nome sanscrito di una stella, che è la stella Alcor, che è una stella molto, molto piccola, che si trova accanto a Mizar, accanto alla stella Mizar, che sarebbe la stella centrale del timone del grande carro, no? Quindi questa piccola stella Alcor non si vede, nel firmamento non si vedrebbe, però la sua collocazione nel firmamento la individuiamo grazie a questa stella Mizar, che è molto luminosa e molto chiaramente individuabile, una delle sette stelle del grande carro. Però, quindi se uno volesse indicarmi dove è Alcor, mi indica Mizar, la vedi quella stella? Quella è la stella. Però una volta che io l'ho vista, la stessa luce, la stessa luminosità di Mizar, che mi consente di individuare la porzione di cielo in cui si trova Alcor, mi costituisce un ostacolo, perché è la stella che io devo vedere, Alcor, è piccola e la luce di Mizar la offusca. Ecco, questo sì, è... Sì, me lo ricordo questo passo, bello, sì, molto significativo. Sì. Quindi gli strumenti ci servono, ma deve essere chiaro fin dove ci portano e qual è il loro scopo. Io mi affido fino a che non è necessario che io vada oltre, perché a un certo punto essi stessi rischiano di offuscare, no? E di tappare ciò che realmente sto cercando, quindi farmi perdere anche, come dire, lo scopo ultimo profondo della mia ricerca. Anche interessante, forse, guarda, mi rifaccio alla citazione che tu facevi all'inizio, no? Dov'è Dio? E in realtà nel libro, in Guantara, nella caverna del cuore, ho citato una lettera che Lesso scrive all'amico Le Marie, raccontando un episodio, no? In realtà l'ho trovato poi su un altro testo attualmente inedito, Guhaja, riprende questo passo ampliandolo un po', quindi lo ripropongo leggendolo. Sì, che molto significativo. Dice: dov'è Dio? Sto citando. Dov'è Dio? Domandò un giorno un monaco cristiano a un giovane brahmana di una quindicina di anni, brahmana e brahmino, no? Con la fronte marcata con il segno di Vishnu, quindi il segno verticale. Dio è dappertutto, rispose subito il ragazzo. Indubbiamente, rispose il prete, ma principalmente e soprattutto dov'è? Gli istitutori cristiani che avevano presentato il ragazzo gli suggerirono: in cielo. Ma il ragazzo rispose: in fondo al cuore, Sami. Cioè, certo, è estremamente significativo. Certo. Quindi, purtroppo il cristiano tende, usando questa generalizzazione, insomma, si tende a cercare Dio nella sfera dell'oggetto, no? Quindi all'esterno. E mentre per l'Hindu è naturale cercare nella sfera più intima, nella sfera del sé. Pur sottolineando, ripeto che non troviamo nell'India elementi da questo punto di vista nuovi, come tu mi insegni, Marco, cioè, sono elementi del cristianesimo.
Diciamo, la scoperta di Lesso in India è stata proprio trovarseli espressi in modo chiaro, ma anche, come dire, inseriti all'interno di una struttura religiosa che permette questo, che permette il superamento di se stessa. È questa, Stefano, io sono più vecchio di te, è stata l'esperienza, questa Lesso in un certo senso ha anticipato personalmente quella che 50 anni dopo, 30, 40, 50 anni dopo è stata, diciamo, una ricerca e poi magari forse anche un'esperienza di tanti, diciamo, giovani o meno giovani dell'Occidente, i quali hanno fatto questo viaggio in India alla ricerca di cose profonde, vere, magari senza sapere che poi si potevano trovare anche qua. Solo qua erano, diciamo, velate, sotterranee, nascoste, e quindi non erano alla luce, mentre in India potevano apparire più alla luce, no? E quindi hanno trovato in India quello che, insomma, non riuscivano a trovare qua. Quando Lesso scrive che lui è diventato veramente cristiano in India, no? Una frase bellissima e anche direi terribile per l'istituzione ecclesiastica, no? Dice tra l'altro che non è l'India, correggimi, io cito a memoria, insomma l'India, no, l'Advaita mi ha dato ciò che la Chiesa non mi ha dato. Advaita vuol dire la non dualità, no? La visione non duale del mondo. Insomma, quest'uomo che, come dire, è diventato, dice lui, lo dice lui stesso, è diventato veramente cristiano in India. Eppure lui era un monaco benedettino, cioè si situa per, come dire, proprio struttura, tradizione, eccetera. I benedettini sono il vetus ordo, no? Cioè, come dire, sono l'essenza, in un certo senso, della spiritualità cristiana. Bene, questo benedettino che dice, però, sono diventato veramente cristiano in India. Salvo poi scoprire più avanti, no? Perché anche lui, gli autori tipo Margherita Forese, Meister Eckhart, l'ha scoperto più tardi, però insomma ha trovato, come dire, in India quelli che sono, e lui stesso dice, i fondamenti stessi del cristianesimo. Prova ne sia, e lui cristiano è rimasto, questo lo dobbiamo sempre ricordare, vero? Ecco, questa è stata, come dire, la storia di mia personale, no, ma anche di tanti miei, diciamo, della stessa generazione, di generazione un po' prima, un po' dopo, no? Questo appunto andare a cercare in Oriente quello che l'Occidente non ti faceva vedere, aveva nascosto. No, in questo senso anche mi sembra che l'esperienza di Lesso sia estremamente significativa. Sì, tra l'altro mi fai venire in Scusa mente. se ti interrompo, Eva. Vai avanti, No, tranquillo. ma mi fai venire in mente sulla scia di questo che lui chiaramente lui non ha mai lasciato l'India, no? Come tu hai detto, però aveva un'intensa attività epistolare. Lui ha scritto tantissimo, tantissimo, scriveva lettere. E a un certo punto, quindi un periodo che nel periodo in cui lui era, quindi dopo il 68, quindi il periodo in cui lui era nell'Himalaya, e scrive a un certo punto: io non ce la faccio più, non ce la faccio più della gente che mi scrive. Addirittura non si contano più gli italiani che mi scrivono. Ah sì, e questa non la sapevo. Non si, così letteralmente, non si contano più gli italiani, basta. Comunque, e fa diciamo abbastanza ridere, è come lui che è riuscito ad andare in India con tutta una serie di difficoltà innanzitutto economiche. Trovare il biglietto per andare in India non era. E in più, con altre difficoltà, non da poco, perché come tu hai ricordato, essendo un benedettino, lui era vincolato alla stabilità, lui doveva essere legato al suo monastero, che è in Bretagna, Sant'Anne de Kergonan, quindi lui lì doveva stare, e quindi era vincolato nel suo stare in India alla, come dire, alla Ecco il permesso. inizialmente temporanea esclaustrazione, che poi è diventata definitiva. Quindi, come dire, il suo stare in India non era facile.
ci è proprio voluto andare e ci è voluto rimanere. Ecco, e lui a quelli che gli scrivevano, ma voglio venire in India, lui diceva, no, per carità, rimani lì. Perché vieni in India? Qual è la ragione che ti spinge in India? Tu hai già tutto quello che ti serve. Estremamente buffo da parte di una persona che dice in India sono diventato cristiano. Tuttavia, quello che lui intende dire è molto chiaro, come dire, se tu vieni in India per cercare qualcosa di esteriore, se tu cambi il luogo, perché tu pensi che sia il luogo, che siano le parole che cambieranno, che ti avvicineranno, tu sei proprio fuori strada, perché non è il luogo. No, se tu non riesci a entrare dentro te stesso, lì, ora, in questo momento, anche lì, molto chiaro, lui è molto chiaro anche su questa cosa, non c'è un tempo, non c'è un luogo nel quale io sarò illuminato, non c'è un momento, cioè se tu non capisci che qui ora, in questo istante la tua realtà questa è, perché pensare io attraverso il mio andare in India, attraverso le letture raggiungerò, sarò, è un mantenere una distinzione tra chi sono io ora e chi sarò. Lui dice, il sannyasi, cioè il monaco, che pensa, io sono un sannyasi, io sono un monaco, certo. Io ho rinunciato. Ha già proprio, è già fuori certo, strada, certo. No? Mantiene la distinzione tra chi vuole essere, chi pensa di essere, no? E il suo io. È oltre tutto questo, oltre la propria percezione, come dire, come dicono le scritture indiane, come dice specialmente la Bhagavad Gita, oltre la identificazione di noi con il nostro corpo e con la nostra mente. Lì è oltre che bisogna andare, no? Sì, scusa Stefano, qui tu hai accennato rapidamente a quello che per me, non solo per me, è uno dei temi più grossi anche, come dire, che danno più difficoltà al, diciamo, al cristianesimo tradizionale. Perché in questo discorso che l'eterno nel tempo, insomma, Lesso dice più volte anche nel libro che tu hai curato, che niente di ciò che è storico, niente di ciò che è nel tempo può toccare l'eterno. Bene? Se te stai nella dimensione della temporalità, scordati l'eterno. E questo naturalmente fa grosso problema nei confronti di che cosa? Ma nei confronti, come dire, della storicità su cui il cristianesimo si appoggia, no? Quindi l'incarnazione di Cristo, che è una volta nel tempo, è lì in un luogo preciso, e come in un luogo e in un tempo preciso sono le scritture, eccetera, eccetera. Questo è uno, lo è sempre stato, ovviamente. Però anche in questo libro ovviamente risalta spesso, no? Risalta come nel diario che c'è a monte. Come dire, devi uscire dalla dimensione del tempo. Tempo, molteplicità e corporeità fanno un tutt'uno, un trittico e tutt'uno, e sono opposti a eterno, unità, spirito. Qui capito? Insomma, questo è uno dei grossi temi che tu, come tu sai benissimo, che come dire, può fare difficoltà al cristianesimo, diciamo, tradizionale. Sì. Noi ora non lo affrontiamo, però anche in questo libro è in piena evidenza, no? Sì, quando lui scrive della patria, insomma, chi lo leggerà lo vedrà, te lo sai alla perfezione, diceva la Pasqua, come dire, non è l'evento, quell'evento lì che fonda l'eterno, ecco. E questo, insomma, questo fa riflettere. Io dico solo così. Vai pure per la tua strada e noi siamo vicini all'esaurimento del nostro tempo. No, vabbè, perché nel tempo pure viviamo, almeno in parte, e oltre no, ma io l'eterno. Anzi, ti ringrazio perché quello che tu hai citato è
diciamo un elemento portante che costituisce, come dire, il sottofondo di tutto il libro, ma direi non solo di tutto il libro, di tutta la vita di Lesseau, perché diciamo ha sempre vissuto lui in questo contrasto potente, che lui percepiva come potente e che in realtà lo è, tra il suo essere cristiano e, come tu hai detto, cristiano è rimasto fino all'ultimo, convinto che il suo Sadguru, cioè colui che l'avrebbe portato alla comprensione del reale, fosse Gesù Cristo, quindi convinto della verità di Gesù Cristo, ma allo stesso tempo altrettanto convinto, perché sperimentato, della verità della non dualità, della non distinzione, anche distinzione nell'ambito del tempo e dello spazio. Quindi, come dire, lui dice, dirà poi verso la fine, dice, l'Advaita è vero, lo so. Quindi questa credo che sia un punto che debba essere tenuto presente, perché dalle pagine non traspare in modo del tutto chiaro, ma tutto questo aveva al fondo una profonda sofferenza, una profonda lacerazione. Per questo abbiamo aggiunto in fondo al libro un saggio, Isolamento, che è un saggio scritto dopo le esperienze vissute a Runasala e, come dire, dopo anche il grosso degli abbozzi di Guantara, quindi la caverna del cuore, in cui è uno scritto in cui lui si mette un po' più a nudo, no? E esprime questa lacerazione, come dire, sembra facile, no? Come dire, dice, vabbè, l'Advaita, ma se per il cristiano che è realmente cristiano, il problema del tempo e della, come dire, inconsistenza del tempo è un grosso problema e costituisce anche il problema del dialogo tra cristianesimo e altre religioni, specialmente induismo, dove l'importanza di un evento in un determinato tempo è, come dire, per l'induismo inaccettabile. Tuttavia, visto ci stiamo avviando verso la conclusione, quindi volevo, a questo proposito, volevo dire che diciamo, in realtà lui non riuscì mai a trovare la soluzione di tutto questo, se non probabilmente andando oltre. Come? C'è un passo, questo ci tengo a leggerlo, cioè volevo proporlo, perché è un passo, tra l'altro, di uno dei capitoli qui nella Caverna del Cuore, che costituisce un inedito in qualunque lingua, come dire, un inedito assoluto, un passo, raccoglie alcuni passi, un po' alcuni racconti autobiografici, no? Come dire, al momento in cui io cerco di ragionare sullo spazio, sul tempo, io rimango comunque nell'ambito, come lui dice, del Nama Rupa, come dicono in India, no? Delle nomi e delle forme. Ecco, è solo andando oltre tutto questo che il cristiano si scopre in assoluta sintonia con l'India e con gli indiani. Allora, leggo, citando appunto dal libro, un passo che poi lui riprende molto più ampliato in un libro che scriverà più avanti, che è Ricordi di Arunachala, e racconta della visita che lui riceve mentre è nelle grotte da parte di uno dei più noti discepoli di Ramana Maharshi, e che poi ebbe grande risonanza, grande importanza, conosciuto in Occidente, insomma, uno dei, come dire, i santoni, insomma, comunque uno dei personaggi più conosciuti della spiritualità indiana, che è Punja. E così Lesseau descrive il suo incontro. Dice: un indiano del nord, Punja, di passaggio in un luogo santo del Tamil Nadu, sentì parlare di un monaco, che era Lesseau, e andò a fargli visita nel suo eremitaggio.
si compresero sin dall'inizio e il loro incontro ben presto risultò svolgersi sul piano delle anime, il fondo dell'anima, più che su quello dei corpi. Tuttavia il laico volle conoscere di più della vita profonda del monaco. «Fatemi parte delle vostre esperienze interiori», gli chiese infine. Inizialmente il monaco si rifiutò, ma come dovrei dirvelo? Ma poiché l'altro insisteva, il monaco si limitò a chiudere le palpebre. Rimasero seduti uno di fronte all'altro su una roccia vagamente sagomata a forma di banco. Trascorsero alcuni minuti. Il monaco aprì gli occhi e li levò verso il suo visitatore. I loro occhi si incontrarono e si penetrarono. Poi entrambi li chiusero di nuovo e ritornarono nel loro silenzio. Il monaco guardò una seconda volta il suo compagno. Un sorriso allora illuminò il suo viso e disse semplicemente: «Ora ho capito». Quindi non ci sono parole, non ci sono parole che esprimano. E dov'è l'incontro? Dov'è il punto d'incontro? Il punto d'incontro è nel fondo, laddove non ci sono formulazioni, non ci sono parole, andiamo oltre, l'unica realtà è l'uno, l'unica realtà che che è la stessa, qualunque lingua o qualunque formulazione si trovi nel nostro mondo per esprimerla. E diciamo, questo è anche in sostanza il messaggio che lui intende trasmettere con quest'opera, e è per questo che lui rimase molto addolorato in realtà del rifiuto che fu posto, del veto che fu posto alla pubblicazione. E infatti lui scrive così concludo, poi se vuoi aggiungere, lui dice: Guhantara, cioè questo libro, dovrà comunque essere vissuto e scritto. Da chi? Poco importa. O l'India non sarà mai cristiana e la Chiesa non integrerà mai il messaggio che l'India ha la missione fondamentale di portarle, e la Chiesa languirà nei suoi striminziti abiti del Mediterraneo e il suo proprio mistero più profondo rimarrà praticamente sconosciuto. Sì, sì, mi sembra questa cosa che lui scriveva sia veramente assolutamente vera. E dispiace che appunto lui abbia patito, insomma, l'incomprensione di tanti suoi contemporanei, non di tutti, vero, perché qualcuno lo apprezzò, qualche diciamo religioso. Mi ha fatto molto piacere leggere sul tuo libro che, per esempio, lo apprezzò fin dall'inizio il padre degli Ubac, il gesuita degli Ubac, che è stato una delle mie letture preferite quando ero più giovane. No, una cosa non c'entra niente, io ti ringrazio profondamente di questo tuo lavoro, non c'entra nulla, ma... Sai, forse, non so se ce lo siamo mai detti, che doveva raggiungere Monchanan in India il toscanissimo Don Divo Barsotti, che io ho conosciuto perché stava a Settignano, eccetera. Barsotti, che fin dall'inizio il pre-sacerdote, diciamo pisano, ma poi insomma... toscano, Don Divo Barsotti, lui grandissimo fin dall'inizio, ecco, forse a differenza di Lesso, ammiratore delle religioni, di tutte le religioni, quindi anche dell'India, lui conobbe o seppe di Monchanan e stava per partire lui per l'India, se non che scoppiò la guerra. E quindi Barsotti rimase, come dire, in Italia, perché negli anni, non so, 1941, non so quanto era, 42, non si poteva più raggiungere. Non c'entra niente, però insomma, sì, mi faccia piacere dirlo. No, non sapevo che dovessi andare in India. Quello che so è che è rimasto poi in contatto epistolare, cioè si conoscevano, che ci fosse un... Sì, ma anche con Lesso. Ecco, questo non lo sapevo io. Sì, sì, però diciamo... l'epistolario... Sì, sì.
sì, sì, si conoscevano e si sono scritti. Tuttavia, ecco, che dovesse andare al... Sì, 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 non sì. Dico al posto suo, ma insomma, che dovesse... No, no, era uno di quelli che aveva fatto, tra i non molti, credo, che aveva fatto questo disegno, e lo capisco, vedendo quello che poi lui ha fatto, quello che ha scritto e le ha pensato, capisco benissimo come la cosa sia corretta, insomma. Va bene, io direi di chiudere, no, io non sono quello che governa la piattaforma, quindi qui bisogna sentire la signora Patrizia, ma direi che mi sembra abbiamo non solo esaurito abbastanza il tempo, ma è un'ora anche qui, e poi detto un po' di cose importanti. Chi vorrà approfondirle, naturalmente potrà leggere il libro, questo, altri, già. Insomma, penso che per ora, vero, dobbiamo chiudere, va bene? Non sentiamo, quindi forse Patrizia dovrebbe riattivare l'audio. Io vi sento, voi non, ecco, mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, sì. Io sì. Ecco, io sento, allora tutto. Mi ripeto un attimo, ho rimostrato, diciamo, il libro, il testo, ecco, per coloro che volessero acquistarlo, leggerlo, insomma, studiarlo. Bellissimo anche la conversazione, ho visto che è anche stata animata. Poi guarderò le mail, perché ovviamente richiede più tempo. Ringrazio tutti, professor Vagnini, Stefano Rossi. È sempre più difficile, davanti a quello che attualmente passa a internet, non soffermarsi su questi incontri. Allora, vi attendiamo al prossimo dialogo con gioia, e non dimenticate di scriverci su digita@laterzavia.org. Grazie.